però domani sembro 25 aprile, capito? Per cui sa fare la scampagnata, no? Si deve andare da qualche parte, no? Ci sono famiglie che già hanno accattato rote di sesizza salvo di un diametro incomprensibile, no? Ragazzi. Perché la sesizza si accatta non a nodi. No. Che poi sarebbero i carrozza, cioè, noi li chiamiamo nodi. A nodi li possono comprare a Bergamo, a Milano, a Lombardia, a nodi. Tu di dove sei esattamente? No, di Milano. Milano? Mi dà quattro nodi di salsiccia. Sì, scusi, eh? Scusi, mi dà quattro nodi di salsiccia, nodini, grazie, nodini, capito, cerro coppo. Se avvenisse questo in una macelleria di Catania, qualsiasi. Così. Scusi. Scusi, mi dà quattro nodi di salsiccia? Innanto c'è un coppo di... Gli hai visto toccato la rannola, eh? Subito. Non è che è del nord, no, non è del nord. Toccato la rannola. Succede? Subito, il commento è quello. Sì. Dopodiché c'è l'aggiunta del tipo... Guarda, veniamo solo a ruote, cate se sizza, solo a ruote, non conosciamo una data di misura intermedia, solo a ruota, sì. Capito? Proprio ruote e se sizza, poi tu sai, salvo, no? Domani ci saranno famiglie, sì. Che pare che stanno fanno stonni in casa. Cioè, se pottono d'appresso per passare mezza giornata in tutto, saranno poche ore in campagna, qualcuno sceglie anche il mare. Perché noi siamo in un'isola, per cui ovviamente è facile che si vada il 25 di aprile, se il tempo lo consente, anche verso le spiagge, no? Fondachello, che ormai è colonia dei catanesi, giusto? E allora giustamente se bottono tutto chiedo che sanno a puttare, no? E pare che fanno stornica, pare che non mangiare chi nicionna, e invece no, se raccogliono poi a sera, giusto? Si portano le sedie, chi darà picchiore, salvo, se ne portano una rozzina, dice, ma siamo sei! Non si sa mai, vengono amici, che fa, ne facciamo assattare? Perché tu a mare, da fare a mare, andare a campagna, da fare magari un soggiorno, un salotto, da montare la cucina, perché la cucina si fa sì. Di pietra. Di pietra, certo. Perché come si arriva, il compito dei ragazzini, fino a 15 anni, è quello di cercare i pezzi per fare un focolaro. Perché non è che sopportano da casa, si fa un focolaro con delle rocce di pietra lavica opportunamente sistemate e c'è una lariga fatta da Ferraro che deve contenere la ruota la sesizza, salvo, per cui è fuori misura, no? Sì. Per cui i bambini devono cercare i pezzi per focolaro e la legna per drumare il fuoco che poi si deve arrostire, no? Vabbè, in ogni caso, dai, andiamo domani alla scampagnata ci saranno queste storne da casa, seggi po' mare, un tavolino rapicchiore, chiedo che c'avi i seggi rapicchiore, poi si portano da mangiare tutto quello che si mangerebbe a casa, perché non è che dice siamo fuori, scampagnata, ne portiamo quattro cose, no, no. Si portano tutto, ci sono i cutolette che già perché sono banate quattro ionna. I cutoletti sono banati quattro giorni fa, perché poi domani mattina alle 6 la mamma si alza e c'è una seconda impanata. Perché hanno chiesto impanate due volte, con papà ci piacciono belle auto, no? Sì, sì. Per cui la prima impanata quattro giorni fa, dopo cinque cavo a mai rengordo, camo dica, ora se c'è una seconda impanata domani mattina alle 6, vero. Ora in cui si accendono ste paredoni enormi e un ciauro d'olio bruciato si sente per esempio da tutto Mequattera da San Cristoforo, si sentirà nell'aria, no? Che tu cammini e ti senti insavato già proprio per strada, perché si friano i cutoletti e poi le melanzane per comporre la parmigiana, la quale per tenersi poi bella calda andà a macchina viene messa proprio a un docofono a posto della rotescotta, no? Su come è la stessa rannizza, la teglia precisa, no? Lei ha una rotescotta e poi ci mettono la teglia a capa parmigiana, certo su scoppiano stanno a fare con una ruota mia a casa, giusto? Perché non l'ha una rotescotta, però possono rischiare, per la parmigiana vale la pena, no? Ora, tra tutti i componenti della famiglia, che sono tanti, ci sono gli amici, ci sono i cugnati, i parenti, i zii dei figli, i figli, insomma, sono tanti, c'è anche di solito Azzasarida. Azzasarida è la zia signorina, quella che è rimasta bezzocca, chi da che non si maratao, chi da che non si ambuni un urdo, che oggi non si chiama più bizzocca, non si chiama più zitella, si chiama single, single. Si chiama single, scritto single. Single, single. Ma Ida sembra bezzocca e mischina, giusto? Non è che è sempre quella, Che la zia Sarida che fa? Sa, va lasso una casa no. Il 25 di aprile. Per carità. È la famosa zia che vive in casa con la famiglia, no? Proprio perché è rimasta signorina, che uno se la ritrova la zia come compagnia. Te ne accura i picciriddi. Certo. Va a fare la spesa. Utilissima.
cura la cucina, certo. La zia sape che è ospite, si rende utile, no? Certo. Scampagnata del 25 aprile, la zia, dopo aver fatto il pranzo, dopo aver sistemato tutto insieme a tutto il resto della famiglia, ha una sola cosa per cui Ida va il 25 aprile. Ida va in campagna, salvo, e si raccoglie tutte le erbe che nascono spontanee in quella campagna, che noi già a 40 anni, non parliamo dei piccirini, noi quarantenni non conosciamo. Perché Ida canusce, non lo saccio come fanno a canuscirli, però Ida canusce una calicedra, giusto? I urrani, tutte queste lattughe strane che ha detto signora, che dice, aspetta che la signora che ne sapona, ha detto che qualcosa sicuramente di clamoroso. Che ha detto? Cosa? I cosci vecchia, sì, è una forma. Scusi, può spiegare qua? È un tipo microfono? Di verdura. È una verdura particolare. Si chiama cosce di vecchia perché? Cosce di vecchia perché? È arrappata? È arrappata. È arrappata, salvo. Per quello si chiama cosce di vecchia. Quindi si chiama cosce di vecchia. Grazie, sì, sì. Signora, che è insegnante dei ragazzi. Hai capito? Anche perché con tutti questi tipi di verdure si fa avventura maretata. Hai capito? Avventura maretata. Avventura maretata. Che si poi uno calicelli, cosci vecchie. Ci sbatto due uova. La cicoria. Ci sbatto due uova e binda una parete, vero signore? Che cos'è? La fine del mondo. Uno si fa a spisa, sì, proprio in campagna. Per cui. Poi ci sono i senapi. E tutti li conosci, I senapi sono chi da mare, però. Sono chi di chiamare, sono amare, sì, che vanno bene. Casa Sizza e Alivini. Esatto. O bianche che è ancora meglio. Basta che mi viene fame, basta. Chiamiamo che mi viene fame. Però è così, ma che c'è di più buono della verdura? A Zazzaride, vabbè, sì, ha questo compito, sì, di trovare i cosci vecchi, i calicedri e tutte queste verdure qua. A Zazzaride, salvo, quel giorno e scippa un arbusto e tira una fogliolina, bi-bi-bi-bi, dotaggio di cucuzza trovato, che ne so, bi-bi-bi-bi, che se quella voce da Zazzaride, bi-bi-bi-bi-bi, vada, i calicedri, e piglia chido, si era inoltrata nella campagna. Si era perduta, salvo. Aveva cominciato a fare scuro e a Zazzaride non tornava. A una caragato già andava la macchina ai 128, perché ne partono che ai 128, tutto quello che si erano portati. L'ha un attaccato già, perché poi c'è attaccata le cose su una porta bagagli, che non è che la può fare uno come i ghe. No. A fa un zio, che è chiedo classe, sa fare tutto così, no? Che attacca le cose, salvo, che la corda è chiedata l'avvoggibile, che è chiatta, capito? Che tena tutto cosa, no? E tra l'altro è resistente. Ma no, così, è di nylon. È di nylon, romper la ciola, c'è soia, veramente. Meraviglioso. Certo. Basta, una caragata a macchina, erano pronte per tornare, stava cominciando a scurare, e un ne a Zazzaride, salva, a Zazzaride non tornava, ha cominciato a fare oscuro, si è cominciato a preoccupare, la cercavano, Zazzaride, dove sei? E che giava questo urlo, no, questo grido, Zazzaride, e la cercavano, niente, fatto che stavano fatti 9:30 di sera, stavano a raccogliere a casa, perciò chiamare i carabinieri, perché a Zazzaride non si trovava. 67 anni aveva a Zazzaride, 67, signorina illibata. Stava messo, basta, salvo, a casa della famiglia, che era quella falsaperla come al solito, c'era veramente preoccupazione, tutti erano preoccupati, quel che andava a destra, quel che andava a sinistra, i carabinieri che cercavano di ricostruire i fatti, quando improvvisamente, verso l'11:25, che si appresenta alla porta a Zazzaride, tutta scicata, tutta sminnitteata, tutta sgaggiata, i capelli sciammati, a Zazzaride che buttava cotuppo, aveva tutti i capelli sciammati, dilaniati, tutta scicata in dei robbi, come ha visto, Zazzaride, presto, pigliateci una sedia, a Zazzaride, a Sattano, al centro di stanza, un maresciallo dei carabinieri, dice, adesso state tutti tranquilli, dice, signora, che cosa le è successo? Mazza, che le donne quando hanno da raccontare cose importanti richiamano l'attenzione con coppo di bi, mazze, cose, giusto? Mazze, cose. Perciò, dopo questa premessa che serve alla donna per tirarsi l'attenzione, no? Mazza, cose, signora, cos'è successo? Ci credi, ero là nella campagna, no? Che stavo fando un poco di cicoria, un poco di calicedri, stavo girando per la campagna e improvvisamente mi ho persa,
Mi ho messo, ho visto che stava fanno scuro, non sapevo trovare la strada del ritorno e improvvisamente nel buio del bosco ho visto una luce. Pii, c'è una luce? E c'era una casa. Adesso ora dopo lì o dopo sicuramente ci avranno un telefonino o qualche cosa, ci avvettiamo la famiglia, no? Ci vado per bussare, ci abitavano tre uomini. Soli, tre energumeni. Sì, signora. Ricordiamoci che la zia Sarinda com'era? Illibata. Perfetta. 67 anni, illibata. Sì, signora. C'è come è andata tutta la famiglia? Zia Sarinda, c'è come finivo, come fu? C'è come finivo? Ci mi hanno rinchiusa, mi hanno sequestrata e mi hanno violentata per tre giorni e tre notti. Fermi, un maresciallo. Signora, scusi, signorina, scusi. Dico, lei ha che manca su e giù dei 4 del pomeriggio, dopo pranzo, giusto? Sull'11 e mezza. Dico, ave la pare ore che manca, va? Dico, tre giorni e tre notti. C'è calcetto, e domani e dopo romano non c'è tornare. Grazie Sarinda.